Guardate quanto era bello. Erano, questi qua dove incrociavano le mani. Sono le facce. Questa era una delle prime volte proprio che succedeva. E soprattutto ha dimostrato al mondo che la gente non sa, cioè non sa, questo guarda, non sa incrociare le mani. Cioè, vedi, ognuno ha il suo stile. Tipo, c'è chi si mette i pollici sotto. Questo qua. La rincorsa. No, ma tra l'altro si vede l'esatto momento in cui quello fuori dalla camera dice: gira adesso. Adesso. Esatto. Ronaldo è più bravo. Sì, guarda qua, ma che preparazione. Buongiorno, buongiorno. Sì, vaffanculo. Benvenuti, oh, ragazzi. Buongiorno, porca miseria. Buongiorno, buongiorno. E ciao a tutti, incredibile. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa capsulone è dedicata ovviamente alla Coppa UEFA, alla Coppa dell'Europa. È il primo episodio su YouTube, credo, in cui parleremo dell'europeo senza parlare di calcio, senza parlare del fatto che abbiamo scassato il culo agli inglesi. Abbiamo vinto questa coppa. Cosa facciamo oggi per onorare l'Italia da un punto di vista della comunicazione e per onorare la vittoria agli europei? Non useremo parole inglesi in nessun modo. È una bella proposta. Così, mi piace tantissimo. No, 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 facciamo ma è così. Complesso. Ci dobbiamo ogni volta. Allora, mo attivate tipo un counter nei commenti. Parole e inglesi. Da ora chi usa parole inglesi lo mettete sotto e a fine puntata mandate il commento e vediamo chi vince. Bene, va bene. Da usare meno parole inglesi. Non ce la farò, quindi oggi siamo caffè di caffè segno. Progettazione. Caffè progettazione. Perfetto, ottimo. Un nuovo episodio di caffè progettazione. Va bene. Una conversazione audio nel mondo digitale. Complimenti. Quanto diventano tristi così in Italia, no? Senza offesa all'Italia, che abbiamo vinto, campione d'Europa. C'è un po' la voce grattata, ragazzi, ma ho passato veramente. Questo la stiamo registrando il giorno dopo la finale e insomma si fa sentire la gola. Piccolo avvertimento per chi non è interessato al calcio: questo video comunque non parla di calcio assolutamente in nessun modo, ma parla sempre di ciò che amiamo di parleremo cioè, di comunicazione no, è troppo difficile, io forse rinuncio a questa sfida. Va bene, partiamo immediatamente con la prima parola inglese che userò adesso. Il marchio di Euro 2020, ok, quindi il progetto grafico, immagine comunicativa, immagine coordinata dell'Inter europeo, chiaramente una manifestazione abbastanza sentita. E allora lo stiamo vedendo adesso. Ah, io l'ho sentita fino alle 4:30 di notte. Nonno, veramente. Mamma nonno, non anni. Ho capito. Ma festeggiasti, cioè... ragazzi. Prego, prego. Ma va bene. Attenzione, va bene. Ospiti. Gli ospiti in studio. Va bene. Allora, sì, dicevamo, vediamo l'immagine coordinata. Ma il brand, va bene? No. Sì, non si può dire. Oh, ma ce la vado 2020, a partire. Che cosa vediamo? Stiamo vedendo appunto il brand di Euro 2020. È molto interessante, a mio parere. Lo stiamo vedendo. Magari vi sarà capitato di vederlo durante le partite, negli vari intermezzi, esattamente, le pubblicità, certo. Pubblicità. In realtà, prima di leggere un po' anche il concept, no? Ci avevo dato poco peso, in tutta onestà. Mi sembrava abbastanza dozzinale, cioè normale, niente di particolare. Invece mi ha sorpreso, perché per quanto sia didascalico alla fine, il concetto del ponte mantenga tutta quanta il tema comunicativo. Praticamente loro, l'idea... Diciamo, a parte la Brexit... E parte la Brexit. Innanzitutto, esatto. Aspetta, chi l'ha fatto questo lavoro? Allora, questo lavoro è di un'agenzia gigantesca, multinazionale, si chiama VML. Quindi, chiaramente, come abbiamo già detto in altre occasioni, quando si parla di questo genere di eventi sportivi, questo sarà stato fatto tipo nel 2010, sì. Ecco. Quindi, di solito fanno dei bandi? Durare. Questo sono gare. Sì, sì, sicuro, sì, ci sono gare di questo genere. Quindi, dicevo, il concept è questo qua, è quello del ponte. Quindi, di fatto, loro hanno ricreato questa grande storia di ponti. Perché sì, di un ponte che collega le città europee. Esattamente. Appunto. Il resto delle cose è molto articolato, effettivamente. Poi appunto questo è il primo europeo che funzionava in termini organizzativi un po' come l'Olimpiade, bene o male. Quindi non c'era una nazione ospitante, tutta l'Europa era coinvolta. Quindi l'idea di poter unire questa città da questo fantomatico ponte, appunto, sempre la questione di integrazione e appunto, esatto, un ponte che connette le città grazie al gioco del al calcio. Gioco del calcio, esatto. In realtà è un lavoro molto, molto bello, abbastanza strutturato. Poi qua nel Behance qui ci sono tutti, anche tutti i video e i visual fatti, che ovviamente si poi traduce all'interno del logo della competizione, che è questo qua.
Ecco, che ecco, che questo qua è orribile, di una sacrestia. È abbastanza orribile. Però vedi qua come si riprende il ponte? Cioè, questa qua, infatti, anche nell'animazione è un bel rimando, sì, cioè in termini, sì, concettuali. Le persone dietro siamo un po' come si chiamano le riviste della chiesa? Sì, 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 esatto. Famiglia Cristiana era. Sì, che tipo... peraltro, aspettami giù, no, tu hai mai preso, no, hai mai preso Famiglia Cristiana? Mia nonna era abbonata. Che allora, era io da piccolo, perché facevo tipo il chierichetto, oddio, e in allegato c'erano della roba iper all'avanguardia con Star Wars. Ma guarda che secondo me la linea editoriale di Famiglia Cristiana era tipo innovazione pura. Qualcuno sa di Famiglia Cristiana? Il design di Famiglia Cristiana era incredibile. No, e appunto, quindi vedete, cioè, hanno creato tutto, c'è un sacco di roba effettivamente, tutti gli stati che si vanno a comporre. Dicevo, è abbastanza didascalica perché alla fine sono città, niente di che, però molto interessante, molto carino. Quelle persone sono sicuro siano state aggiunte all'ultimo. Dici? Tipo, perché? Alla fine... questo ventaglio di persone che totalmente a caso. Tra l'altro, la coppa, che è centrale appunto in questo design, lo sai che la fanno in Italia? Non ci crederei mai. Vabbè, ma perché noi siamo leader crafted Ho detto leader crafted dannazione. Vabbè, mi la coppa è prodotta in Italia. Sì, comunque gli omini sono abbastanza imbarazzanti, cioè questo qua è abbastanza dozzinale. Okay. Infatti, volevo fare un piccolo velocissimo excursus sugli altri loghi degli europei degli altri anni, giusto per vedere un po' come si sia comportato. Guardate che interessante questa cosa, perché fino all'88 92 i loghi erano lo stesso. La UEFA era la UEFA che ospitava la bandiera. Ma vedi che avanguardia questa roba. Che cosa cazzo è, pazzesco. Veramente folle sta roba. E poi dopodiché, in realtà, guarda questi qua. Guarda qua, dove li hanno fatti questi europei, secondo te? In Italia. Invece no, questo è tutto italiano. Tra l'altro, dagli anni 80, questo logo da ogni poro, fondamentalmente. Infatti era così. Qua ci siamo presi la briga di cambiare un po' le cose. Poi è tornato su questo stile matto. Dopodiché, oddio, diciamo che fanno sempre un po' tutti... ho capito. Fanno sempre un po' tutti schifo i loghi degli europei, in tutta onestà, no? Cioè, però aspetta, lì, quando erano tutti uguali, facevano parte tutti della stessa famiglia, sì, erano... tutti uguali quelli degli europei e diversi quelli dei mondiali? Allora sì, no, chiaramente cambia proprio l'organizzazione. In questo caso li organizza l'UEFA, quindi come vedi qua c'è l'UEFA che è la si Coppa prende UEFA. La cosa. No, la Coppa UEFA, sì, ma la Coppa UEFA non esiste nemmeno più, Nanni, mattaggio. Poi ti spiegherò il calcio, il calcio spiegato a Nanni. Sai, fuori gioco le cose. Sì, però che c'è la Coppa UEFA? Comunque appunto, vedi che negli ultimi anni la Coppa diventa la centrale, prima se ne battevano un po' le palle. Comunque, perché sì, il bene materiale, dammi quella Coppa. Mi dia quella Coppa, signore. Voglio quello. Non so, comunque, sì, dal punto di vista del logo, sempre un po' carenti, tutta onestà. Meglio Europa 80, sinceramente. Va bene, allora. Dal 60 all'88, esclusa Europa 80. Molto figo. Molto figo, questa roba è interessante. Wipeout proprio. Allora, bene. Allora, come ben sappiamo, abbiamo iniziato noi quest'anno gli europei. C'è stata la cerimonia d'apertura. Dedichiamo un attimino a quello che è successo alla cerimonia d'apertura, perché in realtà quest'anno gli europei hanno. C'è stata molta integrazione dell'augmented reality, della realtà aumentata, esatto, Nanni, all'interno dei campi, delle cose. Partiamo dalla cerimonia d'apertura, in cui è successo un po' di tutto. Cioè, fondamentalmente c'era gente che suonava, c'era Bocelli. Vabbè, la cerimonia d'apertura pure è molto umile. Molto umile, sì, è vero, esatto. Allora, la cerimonia d'apertura c'erano queste palle. C'era poco budget alla fine, certo. Dici? Madonna, c'era cosa? Questa palla, gente che volava a un certo punto. Alle Olimpiadi, secondo me, rispetto alle Olimpiadi, sono praticamente lo budget. Ma aspetta, ma quelli che volavano? Stavano volando, stavano tirati nel cielo con i palloni, balletti, cose. Poi a un certo punto non li hanno più presi, cioè sono andati via, quelli sono a elio. Esatto. Ma palloni, gente che va. A un certo punto, dal nulla, completamente a caso, secondo me, vediamo un po', ecco qua, si apre una voragine da dentro al campo e vengono cacciati fuori dei palloni. Cioè l'utilizzo peggiore della realtà aumentata, esatto, che si potesse usare. Proprio a caso, cioè non possiamo metterla qua, due palle che volano. Ma poi abbiamo i palloncini veri, che facciamo? Facciamo dei palloncini finti. Sì, che non hanno niente a che fare, una marea di palloni. Tipo fuggiti dal... E poi qua non ci sono più. E qua poi l'hanno persi, perché non c'era. E poi fuochi d'artificio, tic e track, bombole, esplosioni, cose devastanti. Era meglio usare i droni a quel punto. A quel punto poi c'era Bocelli, anche lui in AR probabilmente, che cantava. No, Bocelli e via. Momenti dal vivo. No, non si fanno battute su Bocelli. Bene, però quello che è andata peggio, censurata. Alla cerimonia di chiusura invece, a mio parere, è andata ampiamente peggio, perché la cerimonia di chiusura è successo, cioè è proprio un casino incredibile. Non so se ve la siete vista prima della partita, ma
è successo di tutto. Adesso non mettiamo la musica perché poi magari insomma. Allora, questo è qua, in questo mi è piaciuto molto, infatti, è vero. Anzi, no, scusate, questo qua era esatto. Questo qua, metti pausa, bello. Sai cosa manca qua? Vai. Allora, molto bello che hanno messo esatto, anche cioè, a drago. Drago. Il riflesso, vedi, questo qua è simulato, certo. E riflette tutto quello, ah, quello, vabbè, che c'è intorno. Mia, sì. Aspetta, la cosa che manca: realtà aumentata. Ah, le ombre sotto, dici. Con le ombre, cose che mancavano anche prima, avrebbero. Qua effettivamente, però l'hanno fatto meglio di tutti. Cioè, perché in tutta la. In tutte le partite c'era questa piccola parte di AR. Diciamo, lo stadio è vuoto. Ah, però. Beh, cosa? Ah, stadio vuoto, che vuol dire? Lo stadio che riflette, cioè il coso dentro, lo stadio vuoto. Ma sì, ma dai. Quindi è proprio il map, cioè il. Com'è? UV map? No. Invece, no, invece quello che mapping. Volevo vedere un attimo invece dalla regia Mitch ci... Il casino è successo prima di questo momento qua con la cerimonia d'apertura del pub, dove a un certo punto c'è un DJ. Cosa? Iniziano a ballare tipo due decine di persone. AR anche qua buttata a caso con dei video. Probabilmente questo mezzo sponsorizzato da TikTok. In sostanza no era sponsor, sì, no, infatti quella è la cosa che volevo dire. Poi dopo ne parliamo dopo di TikTok, assolutamente. Poi ecco, la cosa che ho percepito è che era un po' tutto messo a caso, in tutta onestà. Vedi, qua c'è questa animazione qua della coppa. A un certo punto si va dentro la coppa, all'interno c'è questa cafonata incredibile in video. Questa è fatta tipo team, esatto. Molto, molto team. Però roba. Questo succede quando evidentemente appunto sono tempi proprio diversi, nel senso... Sì. Magari il branding è iniziato 10 anni fa, questo qua hanno finito 5 minuti prima. Probabilmente. E agenzie diverse, magari da parti diverse d'Europa. Assolutamente. Qua si vede molto la cerimonia perché diversi. Vedi, allora qua succede veramente di tutto. Ci sono i guardie che suonano, le frecce tricolore. Poi a un certo punto si torna qua, fuoco, fiamme, qua. Augmented reality. Questo è vero, questo è vero, questo è vero, questo è reale. Guarda, guarda che casino. Ma quarto fumo, cioè, sembra che sta andando a fuoco lo stadio. Guarda qua, non si capisce niente. Guarda, boom, sembra una discoteca. Spettacoli pirotecnici. Ma queste cose, no, io lo apprezzo. Però, cioè, sembra un po' capocchia. Io non che ne capisca non di show, però non vedo dov'è il filo conduttore di questa storia. È un po'... La gente che corre, quelli che ballano là. Ma scappano, in verità. Vedi, non quanto fumo. Ma che diciamo che c'è un'incoerenza tra quello che era prima il branding e questa roba qui con slegati. Sì, queste figure geometriche, iridescenti, che è proprio un'altra cosa. Bravissimo, cacciati fuori dal nulla. Poi qua mi è piaciuto, cafonissimo anche questo, però questo circo di questo cafonata, però volante. E poi niente, magliette. Poi hanno continuato a ballare per un sacco di tempo e hanno sparato quanto fuoco. Poi qua c'è un fiume, guarda, sembra che stava andando a fuoco tutto lì. E poi hanno sparato ancora da fuori. Vabbè, comunque, decisamente casino, brutta. Casino assoluto, non mi ha gasato. A me invece piacciono molto questi revival qua, sì, esatto. Un no, sacco mio Dio. No, l'altra cosa che volevo far vedere invece, durante la cerimonia di chiusura, anzi durante tutte le partite, era un piccolo robetta alla presentazione delle squadre, no? Che c'è quel famoso momento in cui presentano i giocatori, no? Sì. Ed è questo momento qua, no? Dove quest'anno però è stato abbastanza... Quello del disagio. Qua sembrano dei finanzieri, no? Che si mettono le mani dalla schiena così e aspettano di essere... è molto disagiante e mi ha fatto ricordare... Quando questa cosa ha superato il limite, cioè ai mondiali del 2014, ragazzi, c'è un video apposta su YouTube. Io vi invito a vederlo. Meriterebbe di andare tipo in loop in tutte le televisioni del mondo. Guardate quanto era bello. Erano questi qua dove incrociavano le mani. Sono le facce. Questa era una delle prime volte proprio che succedeva. E soprattutto ha dimostrato al mondo che la gente non sa, cioè non sa, questo guarda, non sa incrociare le mani. Cioè, vedi, ognuno ha il suo stile. Tipo, c'è chi si mette i pollici sotto. Vedi questo qua. La rincorsa. No, ma tra l'altro si vede l'esatto momento in cui quello fuori dalla camera dice gira adesso. Esatto. Ronaldo è più bravo, sì. Incredibile. Guarda qua, ma che preparazione lui dice, ma che sta succedendo? Questa è proprio la selezione del giocatore di FIFA. Momento immagino, bellissimo, no? Allora, secondo me queste cose sono molto fighe. E nel futuro ci sono alcuni sport in cui avvengono, sono fatte veramente bene. Adesso non so bene, forse nel basket. Però, oppure tipo hockey, dove sono animate veramente bene ed è, cioè, aggiunge effettivamente qualcosa. Anche per esempio quando cambiano un giocatore, certo. Sarebbe bello vedere il giocatore lì, l'animazione, chi è che entra e chi è che esce. Ah, cioè, ok, dici proprio. Secondo me, guarda, questo è un po' nerd da dire, però lato UX si potrebbe fare davvero tanto. Anche perché banalmente l'ultimo rigore
nessuno aveva capito, nessuno aveva capito se avevamo vinto o meno. No, è vero, allora, no, Nanni, dai, io stavo rincoglionito nel letto dal telefono e avevo capito benissimo. No, Nanni, l'ultimo non c'era scritto, ok, se l'Italia segna questo può vincere. Ah, beh, ho capito, questo è proprio per idioti, però, no, però, però quello è il futuro, giù, quello è il futuro, cioè, perché io eravamo in quattro e nessuno aveva capito. Più accessibile, più accessibile, nel senso che se te lo stai vedendo per la prima volta la partita, sai che è l'ultimo, quello è l'ultimo rigore, sai, tipo il finale, il decisivo, sai, rigore decisivo. Esatto, anche perché poi però io, in verità, capito, non è nemmeno il decisivo, perché se lo sbagliava si va avanti, no, è tipo il match point. Esatto, però lo devi segnare, sì, esatto, nel tipo tennis arriva il match point, è vero, è vero, sì, perché noi, io non l'avevo capito, vabbè, noi chiaramente, io non seguo il calcio, non so nulla, però tipo anche il video di Fedez fa capire che molte delle persone non lo capivo. Quindi... Devo ammettere che anch'io ho avuto un attimo di tipo aspetta, che è successo? No, perché stavo tutto preso, l'avevo appena sbagliato, quello là, non stavo capendo niente, non ci avevo minimamente fatto caso. No, io invece, sai cosa ho avuto, specialmente nel momento dei rigori? La rottura di coglioni, che ero in delay, però di 2 secondi. Perché? Fondamentalmente. La stai vedendo con NordVPN? No, la stavo vedendo su Rai da smartphone, ma qualcuno la stava vedendo evidentemente, non lo so, da Sky, che cazzo ne so, che arrivava prima, quindi se urlavano, io urlavano tanto, certo, c'era, e quindi l'ultimo tipo me lo sono messo con le cuffie, cioè volevo capire, volevi godertela tutta, no, spoiler. Ma certo, perché lo spoiler del rigore è infamissimo, dai. Sì, sì, sì. Va bene, allora passiamo sulla nostra nazionale, che abbiamo vinto i campioni di guarda, volevo un vostro commento sulla maglia della nazionale di quest'anno. Obiettivamente, no, molto, a me piace un sacco, onestamente. Ma noi ne parliamo quando uscì, assolutamente, assolutamente. Quanti verbi? A mio parere, una delle migliori magliette dell'europeo, in tutta onestà, in termini stilistici, non perché abbiamo vinto, ma perché siamo Luca c'ha figli. Quella verde, ieri aveva quella verde, esatto, questa qua, se vi ricordate, tra l'altro è l'attuale nostra terza maglietta, c'è la versione verde che è molto figa, onestamente, che è questa qua, bella. Che è una celebrativa di un episodio storico della nazionale, effettivamente molto figa, questi pattern rinascimentali, poi hanno incastrato una storia dentro meravigliosa, è il damascato, appunto... il damascato, no, sì, questo abbiamo chiesto conferma ieri, ah perfetto, molto bene, ufficiale, fare. Ecco, è bello perché si incasta nella storia della rinascita della nazionale, nuova generazione, quindi che culo, in realtà è andata questa bene, la fate Puma? Questa è tutta di Puma, assolutamente, okay. Invece quella cessa incredibile alla seconda maglia, sì. Che è veramente un pigiamino per bambini, dai. Cioè questo è un po' brutta, raga, poi questo join log qua terrificante, no, proprio inutile. Allora io ho la sensazione la sensazione che no, dillo. No, perché la prima è blu con il damascato, la terza è verde con il damascato. Ho paura che nella seconda ci sia stato un po' di, no, magari di imposizioni. Allora secondo me in imposizione di sarà vincoli. Di Puma. Perché? Vincoli, perché magari devi averle tanto diverse la prima dalla seconda. Ah, boh, ma può essere, fatto non lo so, è possibile. Se qualcuno sa le regole La verità è che Puma se le giocate, se le riciclate di brutto. Guarda la seconda della Svizzera, uguale praticamente. Oppure la seconda della, mi sa, Repubblica Ceca aveva la stessa roba. Cioè, queste qua hanno fatto tutti uguali. Ho detto, l'effort lo usiamo per la prima. Esatto. Ci abbiamo budget solo per quella. Cosa divertente invece sulle maglie? Vabbè, a parte la mia prefe, così a caso, a parte quella d'Italia, guardate quanto è bella questa qua tedesca, la seconda tedesca. No. Cazzutissima. No, nero su nero, zero rispetto. Super bella. Sì, nero e rosso. Dai, dai, bellissimo. Non mi piace. Guardate questa maglia. I tedeschi comunque dovrebbero cercare di allontanarsi dal nero. Dai, ma perché? Non lo so, beh, io dico, cioè. Esagerato. Non sono favorevole alla cancel culture in generale, però. No, cioè, forse è proprio un colore che possono. Questo è proprio un articolo di Vice che io schiferei. Possono cercare di ingrigire, cioè di... ci sono tanti colori belli. Vabbè. Cioè, lasciamola alla Nuova Zelanda il nero. Benissimo, guarda la maglia più brutta dell'europeo, invece se la giudica, a mio parere perlomeno questa qua, la Macedonia, che però ha una storia abbastanza divertente dietro. Allora, in realtà sembra una maglia delle bancarelle, sto dicendo Macedonia. Infatti sì, ma senso ci sta. Senza offesa, però dico. No, no, no. Effettivamente una maglia bellissima. Innanzitutto, secondo me è veramente bella. No, perché in realtà la bandiera della Macedonia è una delle più iconiche, d'altronde, no? Che simula questo, cioè, che riprende, esatto, appunto questo sole qua. Quindi, cioè, ha senso. Però, secondo me, allora ti spiego questa cosa che io adotterei a livello proprio strategico, no? Nel fare le maglie. Le nazioni più
secondarie nel calcio, no? Sì. Mm-hmm. Quindi che non sono Italia, Germania, Francia, queste qua solite, devono puntare su questa, perché è l'unico modo con cui le vendono. Ah, perché io me la comprei questa maglia. Ok, sono iconiche, probabilmente una maglia generica, no? Della Macedonia, sai, rossa, rassomiglia a quella della Svizzera alla fine. Ci sta, ci sta. Dice, me la compro, dai. Ma infatti, invece questa qua ti fa ridere, te la compri. Tra l'altro, esatto, tra l'altro, guardate, c'ha, c'ha un design chiaramente vecchio. Cioè, nel senso, vedi queste robe qua. Civova. Però che è successo? Perché c'è un episodio divertente. Giaco, il brand che è appunto lo sponsor tecnico, aveva fatto le magliette nuove. E le aveva mandate dal Papa in anteprima. No. Ok? Esatto, le magliette nuove erano. Perché? No, questo è un motivo, so, cioè, erano Macedonia. Andati dal Papa, ha detto: signor Papa, in anteprima una maglietta per l'europeo. Che poi era sti questa cazzi, qua. Che c'aveva questo gattone, una lince, no? Bello. Simbolo. Era questa qua. Ah, tipo quella del. Questa qua la teneva l'Ecuador, il Camerun. Il Camerun con il Puma, se non mi sbaglio, nel mondiale pazzesco. 2006. Grazie, Calmanacco, grazie di questa grande città. Comunque, che è successo? Che poi sono incazzati tutti in Macedonia dopo la presentazione. E quindi hanno detto: Jacob, non c'è tempo per fare un'altra maglietta. Tenetevi quella vecchia. E se la portano dietro da tipo 7 anni, la stessa maglietta. Questo allora è ancora più bello per quella maglia. Esatto, diciamo che è piena di storia. A questo punto, probabilmente sì. E niente, poi vabbè, possiamo dare un'occhiata a alcune altre, tipo. Guarda questa qua dell'Olanda, che ha lo stesso trama, è la cosa più olandese del mondo, probabilmente. Cioè, questa. Io perlomeno associo il design con le linee, questo qua in outline, tantissimo all'Olanda. Loro lo sanno pure, probabilmente. E infatti ci hanno fatto il leone gigante. Perché dentro ci puoi vedere un po' tutto, dipende dalla droga. Certo, assolutamente. Molto vero. Luoghi comuni! Luoghi comuni! Esatto. No, ma l'altra fighissima che volevo dire, nonostante le abbiamo fatto il culo, è quella dell'Inghilterra, la seconda. Questa figa, veramente, con i leoni che riprendono nel pattern. Molto, molto bella. E niente. Quindi diciamo c'era questo tono su tono, un po' ritornava sempre. Sì, sì, esatto, un fil rouge interessante. Fil rouge si può dire, no, è inglese, no, però è francese. È francese, si può dire, Perfetto, molto bene. Allora, siamo sulla nostra nazionale, visto che abbiamo parlato della maglietta per l'appunto, e volevo farvi notare una roba incredibile, cioè siamo stati una delle poche nazionali, perlomeno di quelle che ho cercato e poi visto, che questa hanno costruito una comunicazione bellissima, proprio completa, pazzesca. Allora, all'inizio perché abbiamo vinto? No, lo dico. Sì, no, no, non è vero, in realtà no. Però tutto ha avuto un senso, capi? Alla fine poi lascia sta tutto. Vabbè, come il complotto. Esatto, sì, è un complottone. Siamo sul, tra l'altro, sull'agenzia che ha fatto il video, che adesso ve lo metto qui. Io vi consiglio di andare a vederlo perché è veramente bello. Sì, è stata creata un'identità visiva alla nazionale, proprio al percorso europeo. Super proprio strutturato, che ha a che fare il racconto, appunto, la campagna si chiama L'Azzurro ci unisce, che ha a che fare appunto con la storia del gruppo, quindi i ragazzi che fanno gruppo, la nuova generazione, questa roba qua, l'Italia verace, queste cose qui, anche dal punto di vista grafico, font molto crudi, guardate, bello. Cioè cazzutissimi, è un po', onestamente è un po' liberato. Inter. Un po' no, Inter, è un po' liberato, è un po' io vedo più liberato che Inter, però sì, nel senso che c'è quel velo di Street, no, che è un po' ingiustificato. Strada, molto però, più stradale, scusa. Strada, esatto. Però in realtà se la sono di bene, secondo me, perché con l'Inter in realtà non vedevo alcun nesso, non era esplicitato. Sì. Qui, secondo me, c'è il nesso e appunto che è il calcio di strada. Che figo quel sottobicchiere, bambini, fai vedere quel sottobicchiere. Scritto. Cazzo, bellissimo. Cioè, che bomba è questo. No, quindi questa campagna super figa. E tra l'altro, appunto, questa roba qui continuava sui social della nazionale, su appunto l'account ufficiale, che appunto era pieno, cioè zeppo di post, tutti belli arzigogolati. Comunque, esatto, cioè questa cosa qua è bella perché effettivamente vuol dire che hanno deciso di affrontare la campagna comunicativa dell'europeo, sì, con un progetto. Con un progetto, esattamente. E fondamentalmente, mo, a parte gli scherzi, però l'europeo tu sai che ti giochi le prime tre partite, però poi il resto non lo sai assolutamente. Qua ci abbiamo creduto molto, ovviamente. Sì, sì, cioè il fatto di entrare anche comunicativamente con un progetto, ovvio, poi l'hanno pagato, ci uscivano, sì, entravano, cioè guardate, però cioè, molto interessante, onestamente. È un bel segno. È un bel segno anche perché poi appunto, dicevo, mi sono fatto un giro, non so, sull'Instagram dell'Inghilterra, ok? Non a caso. E non c'è un cazzo, cioè capì? È sì, foto. C'è la solita, magari la solita agenzia normale che li segue, lì gliel'ha seguiti invece anche. Invece qua volevo appunto fare, cioè, visto che ne stavamo parlando, cioè dico Auki, l'agenzia che si occupa della comunicazione tutta quanta, la parte grafica, bravi, della bella, campagna, no, bella. Tanta roba, cioè bellissimo, cioè in realtà è un sì.
tutto un bel racconto. Una delle cose che è passata fortunatamente in sordina dal punto di vista della comunicazione italiana è questa qui, che abbiamo aspettato un sacco in realtà per dirvelo, perché questa quando è uscita già ce l'avete mandato un po' di persone, abbiamo tenuta per l'episodio sugli europei, perché, che voi lo sappiate o meno, avevamo una mascotte. Il fatto che abbiamo vinto forse ci ha evitato di vedere questa cosa. Posso dire perché... che secondo me è bellissima questa cosa. Allora, secondo me se non avessimo vinto sarebbe rimasto questo. Ma è meraviglioso, guarda quanto è fatta bene. C'è un coso che gira. Sì, allora, sì, no, ci ha fatto proprio il pupazzetto, guardate. No, sì, è un pastore maremmano abruzzese, l'unico cane in Italia che abbiamo probabilmente, e ci siamo giocati così, c'è la statuetta. Ma napoletano, non ceramica, ma è bellissimo. Proprio un bastardo. No, conosco un sacco di mazzini napoletani, sono tutte meravigliose. Sì, allora, in realtà non lo so, io sono, cioè, no, nel senso, dai, è buffo, non lo so, non ha senso. Dai, non ma che cazzo di senso ha? Allora, la questione qual è, però? L'altro svolto della medaglia è questo: chi ha progettato questa mascotte? Il genio dietro questa mascotte, no, che poi direte voi, non è una battuta, è Carlo Rambaldi, che non vi dirà niente probabilmente, non diceva niente neanche a me, ma Carlo Rambaldi ha vinto 3 premi Oscar ed è il papà di E.T. e di tutti i pupazzi di Alien. Cioè lui ha fatto la storia del cinema, è effettista, questa roba qua. Questo era uno dei suoi bozzetti, poi quando, dopo che è morto, la famiglia l'ha dato alla FGC, realizzato male, esatto, cioè, quindi postumo il bozzetto cui... ok, vediamo il bozzetto, il bozzetto, allora. Esatto, all'inizio di questo video, no? Bellissimo, ha fatto questo pezzo molto romantico, molto... è stato riprodotto pari pari. Secondo me lui l'avrebbe fatto più slanciato, probabilmente, no, non lo so un poco... comunque a me ha fatto un sacco ridere, non so, ma c'è un nome, non so se c'è un nome, come Cagnetto. Lo chiamerei Cagnetto Italianetto, va bene, insomma, questa è andata così. Terribile. Guardare il pallone in mano al cane non è quello degli europei, perché agli europei abbiamo usato questo pallone qui, l'uniforia dell'Adidas. Uniforia. È un pallone, uniforia, dici? Tra l'altro, no, il nome nasce dall'euforia più l'unione, perché ormai obiettivamente è, diciamo che tutto la, cioè, tutti gli europei, insomma, l'Europa, no, deve tenersi un po' in piedi su queste questioni. Tra l'altro, dell'unione. È interessante anche l'aspetto politico che hanno avuto tutti gli europei con il discorso sia del, no, del LGBTQ+. Ah, sì, certo, assolutamente, rispetto. Ma ne parliamo, cioè, della macchinina della Volkswagen? Assolutamente sì, okay, cioè, dunque, assolutamente sì. Anzi, in realtà io l'avevo tolto in tutta onestà, però volete parlarne? Sì, no, ma semplicemente è la macchinina che ti porta la palla. Poi io non so, non seguendo il calcio, non so se effettivamente questa cosa qui è già stata fatta prima. No, in però, realtà no, però esatto. Per me è geniale, uno per il coraggio di una roba del genere, no? Cioè, loro hanno sulla carta, capito quanto è stupida sulla carta? C'è una macchinina che è una miniatura di una macchina che ti porta la palla. Visto, no, guarda, tutte le partite c'era, guarda, questa qua era la finale, che aveva addirittura la bandiera arcobaleno, e c'era questa piccola carina, Volkswagen, è super bella. Vediamo un po' quando e arriva. Ti porta la palla. È super, ti porta la palla, arriva all'arbitro, l'arbitro si è spostato, e niente, chissà quanti di questi avranno avuto tirare un calcio alla macchina. Capito come, questo quanto è futuro? No, diciamo, sì, quanto, oddio, è costata sta stronzata. Io vorrei sapere quanto è costata sta stronzata. Più che altro, e io trovo un bel modo per, cioè, per fare no, però activation da sponsor, cioè, esatto, senso, chissà quanto so ha pagato fare. Volkswagen a questo, esatto, punto, perché sta sponsorizzando l'ID3, che è la macchina elettrica della... è una bella trovata, onestamente, proprio in termini di marketing, però appunto è l'ID3 l'ID3, sì, è giustissimo, molto simpatica, va bene, ok, perfetto. Torniamo al pallone velocemente. Pallone che io non di pallone non ne capisco assolutamente una sega, però non ha le cuciture, non so se è una rivoluzionaria. Già c'erano dici, sì, ok, sì. Qua dice sul sito dell'Adidas, non dice che il futuro. Primo dice che non ce li ha. Ah, dice che non ce l'ha, non so se è il primo, minimamente, non ne ho assolutamente idea, però dice hanno che deve essere fatto crescere gonfiato in laboratorio per funzionare, esatto, deve essere gonfiato per funzionare, quindi quello uguale. Allora, velocemente, a livello grafico non mi piace tantissimo, onestamente, queste spruzzate di colore qua, però è sempre il tema dell'integrazione, eccetera. E poi loro si sono venduti questa cosa che celebra i 12 paesi ospitanti, no? Indicazioni stradali. Ha semplicemente l'indicazione stradale l'indicazione stradale, cioè ci sono scritti le coordinate geografiche dai 12 paesi ospitanti dell'Europa, tutto qua, niente di più di questo, cioè molto easy peasy, cioè non sappiamo come fare, ci schiazzo il coso sopra, tutto sommato pallone abbastanza anonimo. Bene, 140 euro però, una roba. Questi sono celebrativi, appunto, come si diceva prima, costa un po'. Passiamo agli spot adesso, in chiusura di questo episodio. Vi sarete accorti obiettivamente che i brand italiani, la maggior parte, hanno fatto una mossa incredibile quest'anno. Cioè hanno deciso di prendere Mancini, l'allenatore d'Italia, e di spiaccicarlo ovunque. Quindi Mancini è stato testimone di ogni cosa post-italiana. Effettivamente però
è uno degli allenatori più, diciamo, più fighi, più... Sì, è vero, è vendibile. Più personaggio, okay. Cioè, come si dice? Più... No, personaggio iconico. No, perché no, comunque, è, però è di presenza, bell'aspetto. Esatto, sì, sì, è di presenza. È un figaccione, cioè... sì, va detto. E poi, insomma, alla fine lui è abbastanza stato messo al centro del progetto, quindi, boh, è stata presa proprio così, e quindi bello. Però ci sono stati, al di là dei post italiani, magari Regione Marche, che avete visto, anche un paio di spot effettivamente molto imbarazzanti, molto, molto imbarazzanti. Adesso, qua non so se possiamo mettere l'audio, Breccia. No, no. Questi non penso succeda niente. Però, allora, c'è questo spot delle cose contraffatte, del merchandising, in tutta l'està, dove ci sono queste scene... terribili, Susanna, sì, esatto, Susanna. Scena, Osanna, qui, dove, Susanna, dove, guardate che è abbastanza buffo. Poi c'è questo pallone che c'è, e poi alla fine lo spot finisce con Mancini da casa sua, che si è appena svegliato, tipo, e dice tipo, è una cosa tipo, no, comprate le cose originali, ragazzi, cos'è il genere. Fate, oh, aspetta, vicino. È brutale, brutale. Guarda cosa stava stanco. Ovviamente non gliene frega assolutamente niente. Questo spot, grazie al cielo, è passato abbastanza sotto in sordina. Non so se l'avete visto. L'altro imbarazzante, velocissimo, è questo qua, invece, delle vacanze in Italia. Cioè, ci sono i calciatori, tutti imbarazzatissimi, sotto a palazzo, esatto, e dicono: vacanze? Io vado in Italia. Io scelgo. Bella, però, Dolomiti. La maglia con tutti gli sponsor, questa qua, molto figa. Maglia sponsor, no, però è figa perché le hanno integrati molto bene su una sola riga. Comunque, i calciatori nelle pubblicità sono veramente, vabbè, fanno i calciatori, però, no, esatto, cioè, sì. Che vuoi da loro? Imbarazzante, sì. Questo Shiu! E poi questa tormenta di nuovo Mancini, ha detto: senti, dobbiamo fare un altro spot, e si è messo gli occhiali perché stava tutto fatto, probabilmente. Ma anche è finito qua il ciuffo biondo? Questo no, è suo, è così, no? È fighissimo, è un film incredibile. Sì, me l'ha detto. Invece poi la cosa terrificante è questo, l'audio che sta al cielo non c'è. Io non so, ragazzi, voi come state messi, ma io gli autogol non li sopporto. Proprio non mi piacciono. Sono dei youtuber. Alla fine sono che fighi Fonsis col damascato. Esatto. La parte interessante della... Loro sono stati appunto testimonial di Fonsis. La parte interessante di questa cosa qui, di questa campagna, al di là della merda, tutto lo spot, eccetera, è di fatto il packaging celebrativo degli europei con Chiara. Il coso. Qua hanno fatto la stessa campagna che ha fatto chiunque, tipo Coca-Cola, Nutella, eccetera, di mettere il nome. Sono quindi customizzate, se vogliamo. Le trovi nel supermercato col tuo nome sopra. E però il mio pure. Pure il tuo, Nanni, c'è scritto. Nanni nazionale, nel tuo caso. Però, sai, questo è carino, obiettivamente. Cioè, ci sta, alla fine anche questo. È abbastanza celebrativo. Chi ha spaccato, a mio parere, perlomeno dal punto di vista spot e dal punto di vista di sponsorship, in realtà, è TikTok. TikTok, ne abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio. Secondo me proprio anche questa presenza qua fa parte della sua, come dire, del suo riposizionamento, meno male. Sì, esatto. È il primo social network che fa da sponsor ufficiale per un evento sportivo del genere. E guardate che bello lo spot che è uscito. Tanto c'erano anche ovviamente una serie di campagne legate, dove praticamente apparivano questi schermi e ci mettevano in mezzo di TikTok. Così molto carino. Secondo me è il miglior spot degli europei di quest'anno. Quel gattone che parla là. Molto, molto divertente. E di fatto, cioè, appunto, ripeto, il fatto che TikTok è comunque un brand, cioè, ricordiamo, social network, poi è cinese, in realtà la maggior parte degli sponsor erano tutti molto asiatici, obiettivamente, a questi europei, si vede, esatto, che l'Europa, quella è una cosa interessante, conso. Io avevo messo quando il wall dietro, no? Pieno di brand cinesi. Pieno di brand cinesi. Brand cinesi è perché in Europa si fa il grano. Perché anni la gente come te spende un sacco di soldi a fare queste cose, capito? Va bene. Invece, allora, poi un altro, purtroppo questo dobbiamo sentirlo, quindi eviterei, quello di Spotify, molto bello, con Notti Magiche. È inutile metterlo perché effettivamente era da ascoltare, però non importa. Scena divertente, simile agli altri, molto romantico. Questo qua è uscito anche molto bene, cioè lui che porta il cane a spasso e si ascolta Gianna Nannini, calcio e poi calcio al pallone e il cane va a prendere e poi si gasa come un pazzo. Comunque molto carino. Comunque è vero, Spotify c'ha una playlist per qualsiasi cagata. Certo, è il suo lavoro. No, però bravi, cioè io li adoro. Ovviamente non si è fatto mancare anche Tim, che come al solito in questo sì. Adesso l'audio che qua è inutile. Immagina che canzone c'è, secondo te? Sempre la stessa, è la stessa, riciclata all'infinito. No, quella là, questa è la storia di un'idea. Quella canzone già ripetuta mille volte. Il momento epico, guardate. Cosa è questa? Ci sono degli zoom che fa sempre, tipo, signori, questi sono due calciatori, no? Che stanno per calciare la palla. Lasciamela, fammela vedere. Non la io non ho mai sudore. Vista. Guarda, zoom. Ho paura, bambino. Cosa? Tiro. Palo. Oddio. Oh mio Dio. Palla in 3D. Zoom.
zoom, applausi, guarda adesso si rompe il divano, oh mio Dio, si lancia, salva il coso, non ho, cosa è successo? Non ho capito niente, non ho capito. Dramatic zoom come se piovessero proprio, guardate qua, boom, boom, taglio, zoom su lui. Gol in casa. Il nostro cervello non processa così velocemente. No, minimamente. Cioè, la figlia, la madre, si rompe la il divano. È si lui rompe da il... piccolo. È lui... e probabilmente la stessa persona. Si... ma moglie incazzata. Si butta per nessun motivo. E poi. Infatti, sì, perché sta sulla. Cioè, sta là, non stava cadendo. Qual era il pericolo? Che la moglie sta cassata la televisione? Tra l'altro, c'è uno stereotipo italiano qua, posso dirlo? E anzi, di genere, va bene. Vai! Oh! No, non l'ho capito. No, sì, questo sì, non si capisce niente. Comunque, grazie al CEO team ha fatto qualcosa. Anche agli europei, godo come un riccio. Detto ciò, voglio finire. Voglio finire qui. Perché io la partita l'ho vista sulla Rai, obiettivamente. E volevo dedicare 5 secondi. La telecronaca Rai faceva cagare. Ti faceva passare la voglia di vivere. Sì, è vero. Cioè, quella là, quando ha vinto, cioè, veramente sembrava. Cioè, ha segnato, era con tutti olè, i contenti. Sì, ha detto, dai, bella. No, è vero, tipo, il cielo azzurro sopra Londra. Sono un po' cani, effettivamente. Sì, madonna, questi, entusiasmo zero. Ho visto la telecronaca di Caressa, ti stava facendo piangere. Stava buttando, è vero. Volevo dedicare giusto un secondino ai bumper di Rai 1. Perché a me mi sono piaciuti tantissimo, cioè, vederli. Cioè, questi qua, questo qua... fa parte di un progetto della Rai, che la Rai effettivamente ha un brand molto figo, sì, obiettivamente. Sì. Tanto, cioè, appunto, durante l'Europeo passato alla Microsoft, fondamentalmente. Sì. Molto Microsoft, sì, assolutamente sì. Quindi, tanta roba, giusto per notificarlo. In realtà ho trovato, non sono riuscito a trovare chi lavora a questi bumper qui, perché se lo sapete, ragazzi, scrivetecelo, ma giusto anche per saperlo, fighissimi. Invece ho trovato chi si è occupato del rebranding nel 2017, totalmente buttato lì, una piccola agenzia, Flopicco, in realtà piccola più o meno, italiana, e poi per dimostrarvi appunto il fatto che Rai ha un bellissimo brand. Ne parlammo di questa roba. Ne parlammo, sì, assolutamente. Sì, sì. Fatto veramente benissimo. Va sempre, però va dei sempre pessimi ricordato. Telecronisti. Dei pessimi, quindi fate qualcosa per i telecronisti della Rai. Magari non già sarai tu a commentare la finale del mondiale. Non gli frega niente. Quello è gol. No, c'erano i The Jackal che commentavano. Ah, è vero, esatto. Ma bella idea. Va bene, perfetto, tutto qua. Questi erano i design europei che abbiamo appena vinto. E vive viva. E basta, ragazzi. Statevi bene, ci vediamo lunedì. Sì, esatto. Bello. Ciao, ciao.